Il tuo benessere è importante, meriti di più. Farmacia in due. Nuova apertura via Roma 30, Castel Gomberto. Orario continuato 7:30-21, dal lunedì a sabato. Bentornati in studio. In primo piano, anche per l'informazione dall'Ovest vicentino, i dati relativi al referendum per l'autonomia del Veneto. Nella provincia del record di numero di votanti, quella di Vicenza, è il piccolo comune di Nogarole ad ottenere la più alta percentuale di votanti, 75,4%. Ottima affluenza anche a San Pietro Mussolino, 75,1%, e a Crespadoro con il 72,4%. Nei centri più grandi, Arzignano tocca il 66,4%, Valdagno il 61,2%, Montecchio Maggiore il 60,5%, Noventa il 59,9%, mentre si ferma al 58,3% Lonigo. Ampi servizi sul referendum nell'edizione provinciale di TVA Notizie. Ed ora ci spostiamo a Montecchio, perché ammonta a 40.000 euro il costo per mettere in sicurezza la Montorsina. Oggi il via al cantiere, strada chiusa fino al 3 novembre. La strada Montorsina, che collega Montecchio Maggiore a Montorso, da oggi è chiusa. La provincia ha avviato un cantiere che fino a venerdì 3 novembre di fatto blocca la strada in corrispondenza dei due punti sul Guai e sul Poscola a Montecchio Maggiore. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale in corrispondenza dei due ponti e la collocazione sopra la carreggiata di due portali che limiteranno così il transito ai veicoli che presentano un'altezza superiore ai 2,90 m. I due ponti, realizzati nel 1879, con caratteristiche statiche che richiedono una limitazione del transito dei mezzi pesanti. A questo si aggiungono le dimensioni ridotte della carreggiata e la scarsa visibilità. Già da aprile era stato istituito con una ordinanza il divieto ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, oltre che il senso unico, prescrizioni che però non vengono osservate, tanto da compromettere lo stato di conservazione dei ponti e provocando condizioni di pericolo alla circolazione. La nuova ordinanza verrà dunque rafforzata con l'installazione dei due portali. Inoltre verrà creato un percorso obbligato, rallentamento dei veicoli e una limitazione fisica dei mezzi pesanti non autorizzati. Il costo dell'intervento è di 40.000 euro. E dello spazio alla cultura, venerdì alle 20:30 la Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore ospiterà l'incontro pubblico Scienza e Archeologia. Cosa possono dirci oggi le indagini scientifiche applicate ai reperti in metallo? Nel corso della serata verranno illustrate alcune metodologie di indagine con casi di studio su oggetti di varie epoche e saranno presentati in anteprima i risultati dell'indagine sul bronzetto di mercurio proveniente da Trissino e recentemente consegnato al museo. E con questo è tutto. Appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Arrivederci.